Allora, fusioni non ne possiamo fare, visto che i livelli a quanto pare sono troppo alti e questi qua ce li abbiamo già alcuni. Scusami, è giusto per curiosità. Tipo, questa persona qui io non la uso, vorrei vedere se la cancello. Ci guadagno persona point, ecco come si farmano. Cioè, si farmano in modo veloce, forse. Ho capito. Abbiamo dei punti legame, vediamo se posso usarli in qualche modo. Questo è assolutamente utilissimo. Tutto il gruppo recupera HP e SP alla fine di un combattimento. Assolutamente, 15 punti ce li dobbiamo tenere tutti. Ma proprio sì. Non li tocco mai più, cazzo. E rientriamo nella prigione. Penso se adesso mi diceva no, siamo appena usciti, non puoi rientrare. Guarda, se posso abusare di questo sistema di uscire e rientrare. Perfetto. Credo di aver capito molto meglio adesso alcune meccaniche. Certo, in questo momento comunque mi rendo conto che forse sono io che non conosco bene il genere o che non sono ancora entrato totalmente nella mentalità giusta. Però mi sembra che i nemici siano molto sbilanciati. Cioè, mi sembra che siano molto resistenti rispetto alle mie possibilità attuali. Cioè, per esempio, prima Archangel ci ha strafatto il culo, ma proprio tanto, veramente di cattiveria, eh. Ci ha veramente aperto in due, ma senza stare lì a dire, vabbè, ma sei scarso. A me è sembrato molto che molti nemici. Minchia, che dolore. Tipo anche adesso, se non stai attento, molti nemici ti fanno dei danni, secondo me, molto spropositati. Se dopo ne abbiamo la possibilità, se tipo non mi fa avanzare automaticamente il gioco, continua a uscire, rientrare e a livellare un po'. Così uno da imparare un po' meglio le meccaniche da solo e due da farmare un po' di soldi e tutto il resto. Come faccio a salire? Ecco qua, perfetto. Ed eccoci arrivati. Oh, un altro computer. Ehi, questo non è come gli altri terminali che hai violato, Oracle. Si direbbe che ci serva il tuo aiuto anche in questo. Pensi di farcela? Lo schermo è spento, non credo sia alimentato. Non può essere violato, ma non c'è altra via. Ah, giusto, mi sembra di aver intravisto un enorme macchinario su Central Street. Forse è quella la fonte di energia del terminale. Temo sia la nostra unica pista al momento. Torniamo a Central Street. L'unica cosa che per ora ho da un po', ridire fino adesso è il sistema di gameplay, ma che. Ah, ok. Che ora io non riesco a padroneggiare, cioè, come ho già detto, questo è un tipo di gioco che non ho mai sperimentato, il Monsu, come si chiama. Come ho detto, non mi ricordo neanche il nome della categoria di questo tipo di gioco. Però è un tipo di gioco che non ho mai avuto modo di. Quello è rosso, di poter sperimentare. Quindi mi sembra ovvio che una persona come me, che non è abituata a questo stile di gioco, si trovi effettivamente in difficoltà. Oh, guarda un po', un nemico grosso. Madonna, l'abbiamo proprio messa all'angolo, la stiamo menando, ma di cattiveria. Gli attacchi volanti di Makoto mi sembrano interessantissimi, è una serie di calci incredibili. Madonna, qua! Con gli attacchi continui possiamo fare veramente tanti danni. Ok, ecco qui il generatore. Spero che sia quello. Credete che basti per alimentare il terminale? Non credo proprio. Considerati i livelli di output che leggo, avremo bisogno di attivarne altri due. Oh. Come? Quanta energia ciuccia quel coso? Sembra che ci tocchi curiosare un po' in cerca di altri generatori. Ok, dove lo troviamo un altro generatore? Allora, uno è là sopra. Come lo raggiungo? Passando per questi cavi, ovviamente. Il punto ce ne sarà. Ok, questo l'abbiamo raggiunto. Ho sbagliato. Questo l'abbiamo raggiunto. Con questo siamo a due generatori. Ce ne manca solo uno, giusto? Continuiamo così. Sì, l'ultimo generatore è lì, ma non vedo un modo per arrivarci. Proviamo a salire di qui, vediamo se. Ah, ecco.
Faccio il giro qui accanto per salire. Perfetto. Dobbiamo muoverci piano piano, attaccati al muro. Che veramente stiamo andando troppo piano. Cioè proprio, a parte che non siamo appoggiati mai, ma proprio mai contro il muro. Però va bene, quello lo lascio passare. Ci siamo, altri 5 metri e il generatore. Eccolo qui attivato. Abbiamo attivato 3 generatori, è sufficiente Oracle? Sì, siamo a posto, torniamo al terminale. Posso raggiungerlo? No, devo salire qua. Ok, 1 e 2, eccoci tornati, perfetto. Vai Futaba, pensaci tu. Il terminale è finalmente attivo, grazie al cielo. Finalmente possiamo proseguire. Non ancora, Oracle deve prima violarlo. Vai Oracle, pensaci tu. Bene, l'ora dell'hacking, pronti a proteggermi? Tutte le volte che vuoi. Ok, l'hacking in corso, guardatemi le spalle. Tutto quello che vuoi Oracle. Nemico grosso? Sì, forse sì. Minchia, che dolore atroce! Che dolore atroce! È debole al fuoco? Allora beccatelo! Stronzo maledetto! Comunque no, non era un nemico grosso. Era solo un nemico stronzo. Ma che palle! Smettetemi di congelarmi, maledetti! Beccati! Aspetta, aspetta! State lontani da Futaba, maledetti! Comunque, ho capito il grado più o meno dei nemici. Il grado dei nemici viene in base alla loro forma. Se hanno la forma di un carceriere, non sono per un cazzo un problema, ma proprio no. Se invece hanno la forma di una persona o di un'ombra classica. Tu che arma c'hai tra l'altro? Ah, è una specie di alma pulsar tipo. Se hanno la forma di un'ombra classica o di una persona, come vogliamo metterla, la mettiamo, sono molto più forti e resistenti. Ora ne arrivano altri, vediamo cosa posso fare. Vai. Minchia, quanti ne ho colpiti tutti assieme. Comunque mi fa strapiacere avere fin dall'inizio un utilizzatore di persona di tipo luce. Un utilizzatore di tipo luce all'inizio può essere un gran bonus, secondo me. Beccatevi queste frustate, maledetti. E brava Futaba. Oh, finalmente. Speriamo che questo fosse l'ultimo terminale. Quindi, vedo un nemico. Eccolo lì. La tua energia scarseggia, lo so. Allora, aspetta che ora la ricarico con un'imboscata. Ho fatto bene a prendere quell'abilità fin da subito, perché così, veramente, anche se poco, unito a tanti altri fattori come ad esempio il, come si chiama, l'uscire dalla prigione per potermi ricaricare vita SP, è qualcosa di più. L'unica cosa che ad ora veramente mi urta un pelo la sensibilità. Minchia, ma sti gufi fanno male. Che mi urta la sensibilità di gioco è veramente il fatto che gli SP si consumano, ma proprio come se non ci fosse un domani. Cioè, nel senso, i nemici ci continuano ad attaccare e noi non abbiamo modo di ricaricarli se li finiamo. E se bene o male in un gioco a turni hai modo di poterli gestire queste cose. In un gioco come questo, gestire una roba come i punti magia, mettiamola così, è molto peggio, perché non hai modo di poterli gestire. Perché è tutto molto più frettoloso. Comunque abbiamo aperto uno shortcut e eccoci in una nuova area. Dai, su, la terza luce. Dunque questo è l'ultimo torrione.
Le mura sono alte proprio come le altre. Sospetto che il cancello sia chiuso come gli altri. Come faremo a irrompere? Sospetto che il cancello sia chiuso come gli altri. Come faremo a irrompere? Forse con questi cavi? Sembra una bella idea, Yusuke, no? Forse potremmo superarlo da un altro tetto. No, proviamo a salire più in alto. Penso che sia proprio l'idea base questa qui. Quell'ombra sprizza elettricità da tutti i pori. Sarà mica un boss? Può essere? Spero vivamente di no. Minchia, ma è potentissimo, al meglio. Sembra molto forte. Figa! Prende solo uno di danno! Questo... Oddio, questo mi apre in due. Questo mi apre in due, mi sa. Questo qui è un boss mega forte. Però forse... Distrutto con un colpo. Dobbiamo fuggire. Ha ucciso sia Makoto che Han in un colpo. Ok, non ti sottovaluto. Quindi se un'ombra è elettrica, è ancora più forte delle ombre rosse. Buono da sapersi. Ci offre un ottimo panorama su tutta l'area. Ora cerchiamo un punto d'ingresso. Ehi, là! Da quella ruota panoramica. Quel filo di bandiera conduce dritto al torrione. Potremmo usarlo per arrivare laggiù, no? Non mi sembra abbastanza teso per rischiare. E se facessimo girare la ruota panoramica? Dici che si tenderebbe abbastanza? Sai, potrebbe funzionare. Andiamo a controllare. Ok, come la raggiungo quella ruota panoramica? Quindi, probabilmente dobbiamo spostarci dai tetti in modo facile e veloce. Questo che cos'è? È un petardo. Guarda, per adesso vorrei annullare, così almeno lo tengo per questa battaglia che sicuramente farà un bel po' di danno. Non ci credo mai, però. E voi chi siete? Cosa ci fate qui? Dovevo cambiare gruppo. Non ci ho pensato e probabilmente moriremo come prima. Oh merda, ci hanno beccato! State in guardia, è più forte rispetto alle altre. Ma va, davvero? Dove sei? Non è che abbia fatto chissà quale differenza, Vai, colpisci. Minchia, bel colpo. Occhio, occhio che questo fa il botto. Vabbè, in realtà fa molto meno male di quanto mi aspettassi. È esploso il petardo ed è stato bellissimo. Merda. Allora, con calma. Tu a cosa sei debole? Al vento. Benissimo, e Morgana non c'è. Riduce la difesa? Va bene. Ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Dove sei? In realtà penso sia molto più semplice questo boss di quello lì di prima. Nonostante comunque vedo che... Allora, in realtà questo pensiero che ho potrebbe essere dovuto semplicemente al fatto che facendo tanti attacchi veloci in realtà si è contestualizzato il fatto che facciamo tipo uno. Perché sono tipo... Se li conti sono un attacco potente, tutti assieme fa esempio 20. Noi facciamo 10 colpi da 2 e facciamo 20 uguale. Senza scampo. Esegui un attacco concatenato dopo quadrato, quadrato, quadrato. Ok. Merda. E la madonna. E ti pareva. Allora, con calma. Non posso fare nulla. Benissimo. Mi sa che esattamente come prima qua ci moriamo.
Allora, andiamo un attimo di cambio. Allora, ci serve il vento. Non è che ce l'abbiamo? Bicorn, perfetto, vai, colpisci. Aspetta, aspetta che questo esplode. Benissimo, meno male che abbiamo Bicorno. Vertigini, i membri del gruppo afferti a visione ridotta. Va bene. Merda. Ah, io non penso... Vabbè, la visione ridotta. Non penso che sia un grande problema. Merda, che dolore. Ma io ancora veramente continuo a chiedermi se tutto questo sia giusto, nel senso la quantità di danni che subiamo. E niente, niente, esattamente come prima. Proviamo con Ryuji questa volta. Vedi, guarda quanto danno spropositato fa e quanto poco danno noi gli facciamo. Ma veramente, fai? Dove sei? Ecco fatto, tutti morti. Sembra veramente che non sia studiato per un giocatore nuovo questo gioco, ma bensì per chi questo genere di gioco lo conosca. Il che è deludente, nel senso, cioè, se un neofita si avvicina per la prima volta a questo tipo di gioco, come può andare bene? Come posso io riuscire a vincere se il gioco mi rende difficile anche solo il giocarlo? Guarda, guarda che raggio che c'ha. Ecco fatto. Dai, almeno un colpo gli abbiamo tirato. E niente, è morto anche Ryuji. No, è ancora vivo. In qualche modo, no, è morto. Ok. Dai che forse a questo giro qualcosa riusciamo a farlo, dai. Forse. Niente, niente, ma proprio un cazzo di nulla. Mi stai dicendo vai e farma livelli? Questo mi stai dicendo, gioco? Tu vuoi che io faccia backtracking per riuscire a livellare solo per fare questo boss? Ok, aspetta. Oh, finalmente. Finalmente, che cazzo. Cioè, veramente, non riesco a capire se sono io che sbaglio o è il gioco che mi sta dicendo tu non sei pronto. Non riesco proprio a capirlo. Eppure siamo a livello 10. A livello 10 io con Kamoshida non avevo difficoltà. Qua invece non siamo neanche al boss. È quello che mi preoccupa. È questo che mi preoccupa veramente. Ah, giusto, dovrò probabilmente azionarla, magari. Però aspetta, c'è un checkpoint, perfetto. Ok, azioniamo sto pannello. Così almeno dovremmo farcela. Questo deve essere il terminale della ruota panoramica. Puoi accenderlo, Oracle? Non dobbiamo andare a caccia di altri generatori, vero? No, direi che siamo a posto, è già alimentato. Forse anche la ruota è collegata agli stessi generatori. Allora c'è andato di lusso, riesci a metterla in funzione, Oracle? E vai, ruota panoramica attivata. Oh, finalmente. E già sera... Vabbè, dai. Si sono sprecati con le animazioni. Oh, ce l'hai fatta. Ora possiamo entrare nel torrione. Perfetto, finalmente. Allora, saliamo e continuiamo a salire. Oh no, ho sbagliato. Vabbè, almeno prendo l'oggetto. Saliamo e ci spostiamo. E la madonna che velocità.
No, ti prego. Un altro combattimento, no. Cosa ci fate voi qui? Ti prego, no. Ok, dai, forse un nemico normale. Siamo qui per sollevarti dai tuoi incarichi. Abbattetelo, il nucleo è nostro. Ti prego, dimmi che sei un nemico normale. Minchia. Con calma. Dove sei? Non ti vedo. Stanno succedendo troppe cose in uno spazio troppo ristretto. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. L'importante è quello, dai. Dobbiamo riuscire ad arrivare a 15. Dobbiamo arrivare a 15 punti legame. E l'ultimo... non lo so, nucleo è stato preso. Stavo per dire tesoro. Il Macaron Cannon. Sì, missione compiuta. Quindi l'ultimo nucleo è un CD. Oh, riconosco quell'album. E le sue canzoni sono praticamente in tutte le pubblicità. È l'album più importante di Alice, quello in cima alle classifiche da settimane. Quindi significa che è una truffa. Ha fatto il botto solo perché ha risvegliato tutti quei cuori. Deve essere l'ultima fonte di energia della prigione. Esatto, i riflettori dovrebbero essere disattivati. Finalmente possiamo entrare nel castello di Alice, andiamo? Sì, dobbiamo fermarla il prima possibile. Torniamo all'incrocio, ed è lì dritto il castello. Ok, sì. Cos'è questa confusione là fuori? Spero vivamente che non ci siano problemi. Ecco, il gruppo che avevamo scaricato sottoterra è tornato. Quei ragazzi dell'altro giorno? Sono tornati per vendicarsi di me, eh? Non posso ghermire i loro desideri, sono inutili. Ma davvero non siete riusciti a gestire da soli una questione così semplice? Le nostre più profonde scuse. Siete tutti inutili. Sistemate la faccenda o mi sbarazzerò di voi. Beh, non è niente da dire. Ce ne occuperemo. Perfetto, non vedo l'ora. Che cazzo. Sei davvero sorprendente, Joker. Inizio a considerare di volerti tutto per me. È passata da Loli a Dominatrix in una frazione di secondo. Perfetto, guarda, sono contento. Ed essendo lei una persona psichica, credo che Makoto dovrà rimanere in squadra. E ti pareva? Ma che... Oh no. No, 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 no. Non dirmi che adesso orda incredibile. Merda, è un posto di blocco. Guardate quante sono. Merda, che storia è questa? Non possiamo raggiungere il castello. E pensare che avevamo appena finito con i riflettori. Abbiamo creato davvero un bello scompiglio qui. Suppongo che Alice ci stia finalmente concedendo la sua completa attenzione. Oracle, qualche indicazione per noi? Questa è davvero tosta. Al momento non vedo alcun percorso alternativo. Restando qui finiremo solo per essere circondati. Joker, tu che dici? Andiamocene da qui, proseguiamo, sono aperto ai suggerimenti. Andiamocene. Non abbiamo scelta, torniamo alla realtà e pensiamo alla prossima mossa. Probabilmente se avessi fatto prosegui mi avrebbero detto è un suicidio, non facciamolo. Dove siamo apparsi? Ah, ok. Stavo dicendo dove siamo. Si è fatto parecchio tardi, eh? Oh cavolo, e ora che facciamo? Con quel muro di mezzo non andremo da nessuna parte. Un momento, è sorto un problema più grave. Sono alquanto affamato. Wow, davvero un problemone! E dai, cosa fai il serio? Oh, ripensandoci, anch'io ho una certa fame. È il caso di mettere qualcosa sotto i denti. È difficile farsi venire delle idee a stomaco vuoto. Affamati, vi trovo subito a un ristorante. Non serve, Sofia. Abbiamo deciso il nostro obiettivo. Corri di Sojiro a morte. Scommetto che ci si rimetterà tutti in sesto. Dici davvero? Andateci piano con il capo, ok? Si è già preso cura di noi a sufficienza. Non me ne frega un cazzo. Che succede? Una rissa.
E gli stupidi master mi hanno fatto passare per una merda. Va tutto bene, signore. Ehi, ragazzi, levatevi dai piedi. Ah, non era ubriaco. Oh, è solo un impiegato ciucco. Oh, che ci fanno queste merdine qui in giro? Ehi, c'è proprio uno schianto. Che ne dici se ce ne andiamo a casa mia e poi? Ehi, dacci un taglio. Fuori dai piedi, amico. Chiameremo la polizia e te ne pentirai amaramente. Fuori dai piedi, amico. Che cos'è, Hector, ragazzino? Vi prego, non fatela scaldare più di quanto non lo sia già. Eh? Ma sei stato lui a iniziare? Oh, basta così, io vi insegnerò tutte le buone maniere. Se non ve ne andate, va bene, fatela finita, basta così. E che diavolo è questo qui? Come posso dire, sono solamente un principe azzurro. Ma che... questo è strano forte. Il principe azzurro è un cazzo. Adesso ti faccio vedere le stelle. Che cazzo? Dai, l'animazione almeno. Non ti dico la menata, ma almeno il pugno. Attento, ti è andata proprio male stasera. Tutto bene? Wow, gli ha proprio rotto il culo. Oh, su via, l'avete visto tutti. È stata più classica legittima difesa. Ehi, questa è aggressione. Devo chiamare la polizia. Io sono la polizia. E adesso sparisci. Oh, un poliziotto. Ok, me ne vado. Mi dispiace tanto. No, aspetta, portati dietro questo tizio. Wow, proprio un dipendente modello. Beh, immagino che si riprenderà presto o tardi. Bene, ragazzi, ora è tutto a posto. Grazie, avevamo tutto sotto controllo. È davvero un poliziotto. Hai visto il distintivo, no? Non tutti gli agenti lo portano l'uniforme, sai. Non essere troppo amichevole, Phoenix. Probabilmente quest'uomo fa parte della pubblica sicurezza. Ma va? Oh, ottima intuizione. Anche se sarebbe più una questione di buon senso, considerato il numero di persone che avete alle calcagna. Per esempio, non avete ancora notato quel tizio lì dietro? Idiota, cosa stai facendo? Perdonami, colpa mia. Potresti portare a incentrare questo ubriacone al posto mio? Cosa? Ma che diavolo è questo qui? È a dir poco sospetto. Che cosa vuole noi, da noi un agente della pubblica sicurezza? Andiamo, non fate quella faccia. In effetti sono qui per una ragione precisa. Phoenix Star, ho bisogno di parlare con te. Che ne dici di prendersi un caffè laggiù? Fanno anche il curry squisito. Beh, io ci vivo lì. Ancora qui lei? Era già qui stamattina, scusi, eh? Se lo goda. Oh, Sojiro. Ci scusi, è semplicemente disprezziamo la polizia. Tutto qui. Ah, e fa un po' strano sentirlo dire con quel sorriso stampato in faccia. C'ha tutte le ragioni del mondo, effettivamente. Quindi, perché è venuto al nostro soccorso? Le saremmo grati se venisse subito al punto. D'accordo, d'accordo, salterò i convenevoli e vi parlerò francamente. E questo è tutto. Mi chiamo Zenkichi Hasegawa, sono un investigatore trasferito temporaneamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Tokyo. Ufficialmente sono un ispettore, non è un rango da snobbone. Da snobbare. Gli ispettori non vanno snobbati. Perfetto, ricevuto. Chi è stato? Fa niente. Star, devo chiederti una cosa. Hai sentito di quel casino scoppiato l'altro giorno durante quel talk show con Alice e Iragi? Sì, in effetti ero lì e non ne sapevo nulla. Sì, lo so. Già, naturalmente, è stato un vero disastro. Beh, è già stata svolta un'indagine completa sull'accaduto. Non c'è nulla che indicasse che il presentatore si sarebbe dichiarato. Tutti i testimoni affermano che conosceva Alice da appena una settimana. Ma non solo, era già fidanzato con la sua co-presentatrice da parecchio tempo. Non si riesce a trovare uno straccio di movente. Così la polizia è arrivata a questa conclusione. Non vi sembra che ci sia lo zampino dei ladri fantasma? Cosa? Un momento, sta dicendo che...
Ci sono molte analogie con i casi dell'anno scorso, no? Improvvisi mutamenti di personalità, comportamenti anomali, raptus. Se quel presentatore ha perso il senno per via di un risveglio del cuore, tu diventerai sospetto numero uno. Phoenix Star, il leader del ladri fantasma di cuori. Non sappiamo se sia droga, ipnosi o cosa, ma vogliamo accusarti di condanna criminale, condotta. È solo una questione di tempo prima che tu venga arrestato. Che palle! La mia vita fa schifo! Ma perché? È scandaloso! Che prove avete? Scandaloso, assolutamente! Ma in effetti al momento non abbiamo alcuna prova tangibile. Ecco perché sono qui. Quindi, sii sincero con me. Sei stato tu? Eh? Sei stato tu l'autore di tutto questo? Che cavolo, coso? Sta dicendo la verità? Siamo stati incastrati. Siamo stati incastrati? Certo, già, proprio come pensavo. Solo un secondo. Ah, salve, commissario. Sì, sono qui con il leader dei ladri fantasma. Gli ho appena chiesto di confessare, ma afferma di essere innocente. Sì, esatto. Come? Uno scherzo? No, 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 è tutto verissimo. Assurdità! Oh, come vuole. Torno subito in ufficio. Beh, come avete visto, ho riportato dal mio capo tutte le parole. Ma se vuoi sapere la mia, non mi sembra molto convinta. Ha davvero chiamato il suo capo? Cazzo, ma che problemi ha questo qui? Cosa sta cercando di dimostrare? Non importa quanto ti proclami innocente, in giro c'è gente che scalpita per metterti le manette ai polsi. Già successo una volta. E se questo dovesse accadere, saresti spacciato e anch'io finirei nel tritacarne, visto che il caso resterebbe risolto. Perciò voglio proporti un'offerta, anzi, considerala più un accordo. Un accordo con lei? Voglio risolvere questo caso, e per farlo ho bisogno delle informazioni in vostro possesso. Al momento non ho nulla che assomigli neanche lontanamente a una pista. Sono in un vicolo cieco. Tu però non vuoi farti arrestare e io posso sfruttare la mia influenza per assicurarmi che questo non accada. Conosco un sacco di agenti affidabili, non ci saranno problemi. Ti sembra un accordo equo? Non mi fido dell'agenzia però. Beh, si direbbe di no, anche se non posso di certo biasimarti considerato quello che è dovuto passare. Vero? Non esiste una sola ragione al mondo per cui dovremmo fidarci di lei. Conosci il detto, il gatto saggio c'è le sue artigli? Diciamo che vale anche per me. È la prima volta che lo sento. Che ne pensi, Phoenix? Non sei obbligato a fare nulla finché non avrai deciso se puoi fidarti o meno di lui. Certo che quel gatto è rumoroso. Miau? Miau? Beh, non voglio una risposta immediata. Richiamami non appena avrai riflettuto su. Mi auguro che vediate le cose come le vedo io, ladri fantasma. Va bene, capo, tornerò presto per un po' di curry. Mi spiace, ma il curry per lei è off limits. Questo mi ferisce. Ah, va bene, lo accetto. Ma che problemi ha quel tipo? È assolutamente ridicolo. Non sembra avere tutte le rotelle a posto. Zenkichi Hasegawa è un nome troppo figo per un buffone simile. Ma se quella che ci ha appena raccontato la verità, arresteranno Phoenix. Ah, quell'accordo è una cazzata. E a me sembra una minaccia coi fiocchi. È comunque meglio che farlo arrestare, non ci piove. Cadere nella sua trappola sarebbe stupido, ma le informazioni potrebbero comunque ripagarci. Giusto, ora che sappiamo che la polizia si sta muovendo, abbiamo già tratto vantaggio da quel tipo. Ma ora, la vera domanda è questa. Quanto possiamo fidarci di lui? Non possiamo, l'accordo è vantaggioso, lo sfrutteremo. Astuto come sempre, in ogni caso dovremmo fare molta attenzione. Su, vuotate il sacco. Che avete combinato stavolta? Niente, non devi preoccuparti, Sojiro. Ha a che fare con quell'Alice, vero? Cazzo, ma tu sei intelligente. In qualche modo siete sospettati di aver causato quel macello in TV, dico bene? Ma è una stronzata colossale. Sappiamo bene che c'è Alice dietro tutta questa faccenda. Siamo mortificati, capo. Non volevamo causarti altri grattacapi. Beh, siete innocenti, no? Sulla testa, allora. Se è davvero una stronzata colossale, sta a voi dimostrarlo. Capo, il capo ha centrato il punto. Se vi serve qualcosa, fatemi un fischio. Grazie, Sojiro.
Di nulla, Futaba. Ah, ti prego, andate a dormire ora. Per prima cosa dobbiamo occuparci di Alice. Al detective risponderemo più tardi. Se Alice ammettesse pubblicamente quello che ha fatto, il nostro nome verrebbe comunque riabilitato. Giusto, e allora non sarebbe più necessario stringere un accordo con lui. Cioè, nonostante, dobbiamo ancora trovare un modo per avvicinarci al castello di Alice. Quella barriera è davvero il nostro problema più grande. Siete nei guai? Posso aiutare? Stiamo cercando di scoprire un modo per superare quel fottuto muro. Mi spiace, non ho una soluzione in proposito. Perché non provi l'hacking di Futaba? Se fosse collegato direttamente a un terminale, forse potrei inventarmi qualcosa, ma... Un terminale? C'è un pannello di controllo dalla parte opposta dello sbarramento. Cosa? Davvero? È rimasto memorizzato nella mia banca dati della prima volta che l'abbiamo affrontato. Pertanto, sì, è così. Cazzo, non riesco a credere che te lo ricordi. Che genio, ragazzi? È intelligenza artificiale. Con chi state parlando? Un'amica? È solo una tua immaginazione, Sojiro. Mi sento come se il locale mi stesse scivolando sotto il sedere. Sono a pezzi. Il che significa che dovrete chiudere al posto mio. D'accordo? Sto per andarmene. E non restate svegli fino a tardi, intesi? Roger! Buonanotte. Beh, cercate di non strafare. No, Sojiro, sempre patato. Ora non ci resta che escogitare un modo per portare Futaba dall'altra parte dello sbarramento. Magari potremmo arrampicarci insieme a lei. Non dovrebbe essere troppo alto. Ci sono troppi riflettori nell'area. Verremo circondati in un attimo. Avremo bisogno di un'esca per scalfire la loro difesa per noi. Un'esca? Chi pensi sia in grado di farlo? Chi tra di noi fungerebbe da esca perfetta? Ho pescato la pagliuzza più corta, D'accordo, ci penso io, lasciate fare a me, mi rifiuto. Lasciate fare a me. Ecco il nostro Phoenix, sapevo di poter contare su di te. Devi creare un gran bel polverone per attirare l'attenzione di più ombre possibili. Mi sembra comunque troppo pericoloso, anche per lui. Non sarebbe meglio avere qualcuno a dargli man forte? Io posso fornire supporto, farò in modo di dividere l'attenzione del nemico tra lui e me. Così alleggeriremo il fardello che ti è stato affidato, Phoenix. Sarebbe d'aiuto, non sforzarti troppo, me la caverò da solo. Non sforzarti troppo. D'accordo, non mi sforzerò troppo. Perfetto, abbiamo un piano. Ora non ci resta che assegnare i ruoli del resto del gruppo. Abbiamo discusso dei dettagli del nostro piano prima di separarci. Oh, finalmente si va a dormire. E abbiamo ottenuto 4 punti. Prima ne avevo 6, quindi saremo a 10, spero. Il tuo diversivo sarà cruciale per la riuscita del piano. Prima di entrare nella prigione, facciamo in modo di essere preparati al meglio. Cazzo, saperlo prima, allora. Prima di entrare nella prigione o di andare avanti, continuavo a livellare un po'. Vabbè, ci penseremo più tardi.